un gruppo che sta rinascendo sull'ossatura dei vecchi over 40, nuovi elementi veramente interessanti, mi sembra che si stia creando il feeling giusto fra i giocatori, tra i ragazzi, affiatamento, scherzi, che sono molto importanti, perché anche oltre che il dentro campo è importantissimo anche il fuori campo. E quindi niente, andiamo là con la solita voglia di fare delle belle cose, di comportarsi bene, di combattere e poi vediamo lungo la strada se riusciremo a raccogliere qualche cosa. Diciamo che sarà un bel impegno, ma che onorerò dal massimo della mia professionalità. Mi andrò a vedere tutti gli avversari, cercherò di capire quali sono le loro caratteristiche principali, guardare molto bene i punti forti e soprattutto i punti deboli, in modo tale poi da riportare a Coach Ritacca tutte le mie considerazioni e tutti i miei suggerimenti che possono essere utili per poter giocare al meglio le partite contro gli avversari. Innanzitutto volevo aggiungere anche un'ulteriore precisazione. Noi possiamo avvalerci di quel monumento di conoscenze e di tecniche cestistiche che Claudio Vandoni, che è il nostro team manager, quindi non dimentichiamoci che i consigli io e Andrea ricorreremo spesso e volentieri a Claudio. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di, mettendoci tutto l'impegno possibile, di provare a ripercorrere determinate strade che abbiamo percorso nei precedenti. È chiaro che, sai, a distanza di 3 anni dal 2019 non puoi neanche dire ma quelli forse giocano così, perché secondo me è cambiato tutto nella squadra. E quindi affronteremo tutti nel migliore dei modi, con la voglia di vincere, stiamo a vedere. La cosa principale sarà anche cercare di avere riuscire ad avere una buona chimica di squadra. Sarà il gruppo che creerà questa cosa, e se noi saremo bravi a amalgamare questi giocatori che in parte nella 45 si conoscono già, e quindi inserire i nuovi 45 e soprattutto nella 40, che è un gruppo molto nuovo ma che sono tutti molto esperti, perché sono tutti giocatori che hanno calcato parquet importanti, se noi riusciamo a creare un buon gruppo e a farli lavorare bene insieme, questo sarà un passo in più che ci servirà per questi campionati. E che stanno calcando. E che stanno ancora calcando. Veramente. Poi è chiaro che anche oggi nell'allenamento la briglia ai 45 è la più sciolta rispetto ai 40, perché chiaramente hanno maggiore esperienza, maggiore capacità, abbiamo dei playmaker che insomma ne sanno abbastanza, che sanno condurre la squadra dove vogliamo andare. Siamo abbastanza sereni. Per fortuna dopo 2 anni di pandemia siamo riusciti a ripartire con questo progetto. Ripartiamo con categoria over 45 con il solito entusiasmo e voglia di stare insieme e di creare un gruppo per arrivare a un unico risultato, vincere. Vecchio gruppo siamo rimasti in pochi perché giustamente per l'età gli altri sono passati over 40, ma sono sicuro che con i nuovi innesti, che sono degli ottimi ragazzi e delle bravissime persone, oltre che essere dei buoni giocatori, creeremo un gran gruppo per arrivare pronti a Malaga. Gli europei sono sempre più difficili. L'over 45 è sempre più difficile, però noi lavoriamo e cerchiamo di fare sempre il meglio per fare sia buona figura, ma per portare in alto la maglia dell'Italia. Sì, finalmente ce l'aspettavamo da tanto, è anche una grande emozione poter ricominciare a competere e trovare nuovi amici, vecchi amici sul campo. Diciamo che con il titolo di campione del mondo non temiamo nessuno. E per noi è ancora più incentivante incontrare le squadre forti, ma quest'anno la nostra compagine, che è rinnovata per 7 dodicesimi, ritengo, e penso che si possa schierare ed abbia velleità importanti. Per noi è la prima esperienza effettivamente con l'over 45. Siamo entusiasti di questa nuova competizione, di questa nuova possibilità. Riteniamo insomma di ben comportarci in campo.
tanta emozione. Sono veramente orgoglioso che il coach mi abbia chiamato per far parte di questo splendido gruppo. Conosco già qualche giocatore, ho giocato insieme un po' di anni, tanto tempo fa, quindi spero di dare un contributo alla squadra. Sicuramente, però penso che secondo me possiamo dire la nostra, visto che comunque la nazionale è già un bel gruppo consolidato e quindi con i nostri innesti speriamo di dare, ripeto, una mano per fare qualche cosa di buono. Vabbè, sicuramente dopo 2 anni di inattività adesso tutti abbiamo voglia di divertirci e di creare qualche cosa di positivo per la squadra e andare avanti in questi europei. Sono nuovo, è la prima volta che faccio parte di un gruppo nazionale. A 45 anni è sempre un'emozione poter rappresentare la propria nazione. Ho visto tutti i ragazzi eccezionali, ancora atleti che hanno un certo valore, e io sono fiero ed orgoglioso di potergli dare una mano a questi europei che si trovano a mano. È stato un allenamento. Io, diciamo, attualmente sto giocando in C-Silver in Campania e devo dire che è stato un allenamento di un'intensità molto superiore alla Serie C. Soprattutto spero che ci sia coesione tra noi ragazzi e la squadra, qualcuno tra l'altro lo conosco, e penso che possiamo divertirci, perché la base fondamentale di tutto sarà il divertirsi, perché divertendoci possiamo raggiungere gli obiettivi.